Buonasera a tutti da parte dell'ensemble vocale Do Si Do La. È per noi un grande piacere oggi presentarci a questa 64esima Assemblea Regionale Chant Chorale ed è un piacere ancora maggiore perché diciamo che è un po' come fosse una nuova prima volta per noi, perché magari i nostri fan più accaniti lo sapranno già, il nostro gruppo si è allargato, abbiamo dei nuovi coristi e quindi diciamo che per noi è di nuovo una prima volta. Con l'aiuto di questi nuovi coristi speriamo di farvi passare qualche piacevole momento in nostra compagnia e adesso vi racconterò qualcosa sul primo brano che vi presenteremo. Il primo dei brani che vi presentiamo è As Torrents in Summer di Edward Elgar. Sarà successo a tutti voi di vedere magari un torrente, un fiume caricarsi d'acqua anche se non sta piovendo in quel momento. A noi in montagna succede perché si sciolgono i ghiacciai, quindi si vedono questi torrenti riempirsi, caricarsi d'acqua, però in pianura, in altri posti, magari è perché ha piovuto alla sorgente, anche se dove siamo noi in realtà è tutto sereno. E in questa canzone Elgar, usando le parole di Henry Longfellow, che aveva dedicato questo poema, un poema epico dedicato al re Olaf I di Norvegia, ci dice che l'amore di Dio sostanzialmente funziona nello stesso modo, anche se non lo vediamo, non lo possiamo percepire direttamente, lui da lontano riempie i nostri cuori vuoti e un po' inariditi alle volte. A voi, As Torrents in Summer. Est condamné à mort. À l'approche de son heure, tous ses sens sont en éveil. Du fond de sa prison, derrière les barreaux d'une petite fenêtre, il entend, il sent, il aperçoit les mille détails qui lui font comprendre que le printemps est sur le point d'arriver. Et lui, il va mourir. Enfermé dans sa prison,
enfermé dans sa prison. seul son esprit est libre de s'envoler vers les souvenirs, vers les regrets. Et il peut alors mesurer la valeur de tout ce qu'il va perdre. Je vous propose d'écouter Le Prisonnier. Ancora morire per amore? Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Il vero amore non conosce il denaro, lo sfarzo, l'agiatezza. L'unica ricchezza nella vita è l'amore.
L'amore incondizionato, l'amore per il quale daresti la vita. Questo brano ci racconta una favola ricca di sentimenti, passione e dolore, dove l'amore sovrasta ogni cosa. Armonizzato da Leone Senigallia, ecco a voi Fiore di tomba. Come immagino sappiate, il repertorio popolare è ricco di canzoni con un doppio senso. Proprio qualche mese fa ho scoperto che quella ingenua e romantica canzoncina che si impara alle elementari, quel mazzolino di fiori, altro non è che un brano con un messaggio molto malizioso. Per me è stato un trauma. L'ultimo brano che vi presentiamo questa sera fa proprio parte di questo genere e parla di una pastorella febbricitante che viene avvicinata da tre bei francesi. Questi, per farle passare la febbre, le propongono una coperta calda, e qui iniziamo con i doppi sensi. Ma lei declina l'invito. Eh già, preferisce rimanere col suo pastore che la fa ballare. Infine, avendo sentito tutto, il pastore esce e con la viola in mano si mette a suonare. Ringraziandovi della partecipazione e augurandovi un buon proseguimento di serata, l'ensemble Vocale si de là si congeda con la pastora fedele di Leone Senigallia. Grazie.
sé. Per Gesù, Signore, Gesù, Santa Maria, Gesù, Gesù.